Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi. Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione. Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento, gratis e senza vincoli economici. Per l'immagine dei tuoi eventi, scegli Fighters Life. Scegli il meglio. La più cordiale buonasera da Lastra Assigna On Air Fighters Live. Il presente Alberto Frati, Maone Massimiliano, vi danno il benvenuto in WASP 14. Ebbene sì, Alberto, hai detto bene, WASP 14. Qui a Lastra Assigna si organizza veramente, veramente tanto. E siamo, Massimiliano, in una serata dove ci saranno match AOB, come sempre ci hanno abituato la famiglia Ricci, e poi il tutto culminerà con due match pro. Hai detto bene, Alberto, ci hanno sempre abituato bene qui alla Strassigna. Questa sera un'altra serata divisa in due fasi, la parte AOB che vedrà sul ring 6 incontri, 1 youth e 5 match elite, e poi ci saranno i due main event, i due match professionisti sul ring, Joel Santos e Vanni Simone per la Nob Art Promotion. Massimiliano, parliamo un secondo di Nob Art Boxing Promotion, la procura per atleti professionisti. Hai detto bene, Alberto, la procura per atleti professionisti, o per tutti quei pugili che dal dilettantismo fanno il passaggio nel mondo dei pro. Sappiamo che per i pro che sono appena passati non è facile trovare eventi dove combattere, non è facile trovare avversari, e la Noble Art Boxing Promotion di Simone Ricci e figlio aiutano proprio questi giovani pugili a dare continuità al percorso pugilistico del passaggio, come dicevi bene tu, del passaggio dall'hobby al professionismo. E questa realtà, che è andata come una piccola realtà, sta diventando importante nel panorama nazionale, e con la bandiera Catalin Ionescu presto sbarcherà anche in Europa, perché ricordiamo sempre che Catalin Ionescu sfidante al titolo europeo. Bravissimo, Alberto, hai detto bene, è nata come una piccola realtà che poi piano piano, allargandosi la strada con i gomiti, insomma si è fatta sentire. Prima con il titolo italiano proprio di Catalin Ionescu, ora con la possibilità del titolo europeo sempre dello stesso Catalin, e sta dicendo la sua anche in livello internazionale. È bello innanzitutto che in Italia queste promotion, vedi anche la promotion di Giovanni De Carolis, sì, la promotion di Michael Magnesi insieme alla moglie Alessandra Branco, stanno realizzando e tirando su serate importanti. Qua Noble Art Boxing Promotion ormai è assodato, è consolidato, questi eventi dove richiamano tantissima gente. Sì, Alberto, hai detto veramente bene, stanno nascendo tante piccole nuove realtà, tante piccole nuove società che comunque stanno lavorando bene. Come dicevi tu, Michael Magnesi e Alessandra Branco hanno aperto questa promotion, stanno prendendo veramente tanti pugili, stanno facendo molto molto bene questo tipo di lavoro. La stessa cosa per Giovanni De Carolis, lo abbiamo detto, la Noble Art Boxing Promotion è, diciamo, già un pochino più avviata, siamo a WASP 14, quindi già sono 14 eventi importanti che organizza, ma
quando nascono tutte queste società vuol dire che il pugilato comunque comincia a ritornare di moda, Alberto. E allora Massimiliano, facciamo anche un salto, visto che siamo in attesa dell'inizio di questa serata, per un salto nel pugilato italiano. Innanzitutto torna sul ring Giovanni De Carolis, torna, vince e convince. Senza ripresa per KO. Assolutamente sì, Alberto, torna sul ring Giovanni De Carolis, terza ripresa KO per Giovanni. E beh, cosa c'è poco da dire, c'è poco da dire. Invece fatemi fare i complimenti a Giorgia Scolastri, perché ieri sera era impegnata per il titolo europeo, non ha portato a casa la cintura, ma non l'ha portata a casa non per demerito suo, ma perché come sempre quando si va all'estero non vince la meritocrazia, non vince il più forte, ma vince chi gioca in casa. Bravissimo, assolutamente, hai detto bene Alberto, match che a Giorgio diciamo lascia un po' di amaro in bocca, e purtroppo ecco, questa forse tante volte è la pecca un po' del pugilato, quando vai in terra straniera o vinci senza lasciar dubbio o comunque rischi sempre, ecco, qualche piccolo danneggiamento. Questo anche a ribadire per tutti coloro che gli piace la meritocrazia qua in Italia, ma poi non vedono i furti all'estero, che ci fanno all'estero e che dobbiamo subire e che non lo facciamo in silenzio. Quindi continuiamo a ribadire che quella cintura è successo per tantissimi nostri ragazzi che sono andati in terra straniera a cercare gloria e che purtroppo sono tornati con un pugno di mosche quando magari erano i campioni, quando avevano vinto il match e comunque erano i campioni del titolo da disputare. Detto questo, Massimiliano, complimenti anche a Chiancone, che è diventato campione italiano. Lo abbiamo commentato agli inizi, no? Esatto. Sai che il bello di Fighters Life è che ti ritrovi ragazzi che commenti diciamo agli inizi, quando si apprestano a passare professionisti e quando comunque iniziano il loro cammino, e poi te li ritrovi campioni italiani. Hai detto bene Alberto, che ancora lo abbiamo visto agli inizi, se non era l'esordio insomma. Sì, no, mi sembra che era anche all'esordio, lo abbiamo commentato in più occasioni, e bravissimo, era diciamo proprio, avevamo visto già qualcosa. Sì, sicuramente avevamo visto che era un pugile dalla mano molto, molto pesante. E complimenti, ieri prima ripresa campione italiano, insomma, che gli vuoi dire? E poi il grandissimo Vincenzo Picardi. Bravissimo, grandissimo Vincenzo Picardi, anche lui vittoria prima del limite. Lo hanno capito come loro, quando vai fuori vinci prima e sì, diciamo che Vincenzo Picardi, ricordiamo a Santa Marinella il match Unione Europea, la prima difesa di questa Unione Europea, sì, che a mio avviso comincia a essere un po' strettina per Picardi. Sì, beh, Picardi lo abbiamo sempre detto, un pugile bravissimo, un pugile che bravissimo da OB, ha fatto tutto quello che si poteva fare, e da professionista sta dimostrando insomma che può veramente dare tanto anche lui al pugilato italiano. E noi continuiamo a raccontarvi il pugilato, perché è vero che si sono avvicinati tanti blasonate TV all'interno del mondo del pugilato. Noi continuiamo a fare il nostro, continuiamo a raccontarvi il pugilato che piace a noi, il pugilato dell'esordiente, ma anche il pugilato del campione. Siamo sempre ben felici che tante realtà importanti, vedi DAZN, vedi Mola TV, vedi la stessa Rai, vedi la stessa Media Sport Channel, che oggi diretta Sky 8:14, non ha mai voltato la faccia dall'altra parte per il pugilato. E oggi che tutti salgono sul carro dei vincitori, ricordiamo che questa realtà chiamata Media Sport Channel è sempre stata, dove gli altri latitavano, presente a fianco dei nostri pugili. Bravissimo, hai detto bene, e per questo un ringraziamento va anche al dottor Roberto Blusati, che permette di portare il pugilato nelle case di tutti quanti gli italiani. E come dicevi tu, per Alberto, Media Sport Channel c'è stata vicino dall'inizio, continuerà
spero il più a lungo possibile, a starci vicino. E questa sera, come dicevi tu, dalla Strassigna, canale 814 di Sky, Mediasport manderà in onda sia i dilettanti che i professionisti. E naturalmente non dimentichiamoci canali social Fighters Life, ringraziando tutti voi che siete collegati qui e che scegliete sempre di seguire il pugilato al nostro fianco. E tutti insieme lo ribadiamo e lo continuiamo a ribadire fin dalla nostra nascita, Fighters Life, siamo tutti coloro che amano questo sport senza protagonisti. Gli Bravissimo. Unici protagonisti sono sul ring, sul quadrato, e supportati alle loro spalle dai grandi, grandissimi uomini chiamati maestri. Assolutamente. A proposito di protagonisti, caro Alberto, io voglio farti i miei complimenti insieme a tutti quelli che ci stanno guardando per la tua vittoria in terra straniera. Un colpo fortunato. Mi piace continuare a dire così e a ribadire questo, però abbiamo la fortuna di vivere Fighters Life non solo fuori le 16 corde, ma anche all'interno delle 16 corde. E poi quello che accade, Massimiliano, non ci interessa. Detto questo, voglio ringraziare veramente per il supporto tantissime persone, tantissimi campioni che mi hanno scritto in privato e che comunque è lo stesso uno su tutti, Giacobbe Fragomeni, che mi ha mandato un video bellissimo, poi da un campione come Giacobbe puoi solo che essere orgoglioso di ricevere un in bocca al lupo da lui, ma veramente tantissimi, e questo mi fa felice, perché ti senti ancora più parte di questo movimento, cosa che noi penso per diritto, per i sacrifici che facciamo per raccontarvi il pugilato, ne facciamo parte e siamo parte integrante insieme a tutti voi. Assolutamente, ti hai detto bene, avere un in bocca al lupo da un grande come Giacobbe Fragomeni, insomma, non è una cosa da tutti i giorni. E poi Fighters Life, ricordiamo sempre che tutte le sere su TikTok, gli amici di TikTok, facciamo un'informazione differente tra lo scherzo, nello scherzo e non solo, parlando seriamente di pugilato, ma parlando anche, giocando, scherzando su quello che è l'attualità, su quello che è il pugilato, una sorta di Bobo TV del pugilato. Ci divertiamo molto, devo dire, e siamo molto seguiti. Devo fare i complimenti a tutti i miei compagni di viaggio, Matteo Azzali, Mirko Carbotti, Tiziano Barilotti, Yuri Lupparelli, lo stesso Daniele Bucetto, veramente è una compagine molto, Sandro Il Caciara, sì, che non c'entra niente con noi, ma però nel mondo del pugilato, però è un supporto importante, perché stemperiamola magari quella cosa di parlare sempre di pugilato che a tanti magari non piace, o meglio piace sul momento, ma poi perso il match clou che può esserci magari stanca. Invece così riusciamo a parlare di pugilato e parlare di attualità e prenderci giro, eccetera eccetera, e questa è la cosa bella di Fighters Life, ma lo facciamo anche io e te, caro, sì, Massimiliano, sì, dalla mattina fino alla sera, quindi riportiamo semplicemente quello che è il nostro essere. Detto questo, Massimiliano, grande, grandissimo evento il 5 maggio a Roma, Mauro Forte, Francesco Grandelli. Ecco, questo secondo me, Alberto, io l'ho paragonato su TikTok, forse un po' azzardato, però per farvi intendere, a Garcia, Gervonta Davis, ma non tanto per la valenza dei due ragazzi, no, con tutto il rispetto, che sono due campionissime e due pugili fortissimi, però naturalmente nulla a che vedere con quel main event, però in Italia per me resta il main event 2023. Ecco, bravo, infatti io proprio questo gli stavo dicendo, secondo me è il candidato al match dell'anno, assolutamente. E ecco, forse come dicevi tu è paragonabile non tanto per insomma il valore dei due pugili con Gervonta e Garcia, ma quanto per il fatto che comunque è un match aperto a tutto, non c'è un avversario che sovrasta l'altro, è un match che se vince Forte o vince Grandelli comunque non c'è una sorpresa
da ambo le parti. Sono d'accordo, anche perché c'è da dire una cosa, che è un rematch tra l'altro per un titolo che secondo me è il titolo giusto per questo incontro, il titolo europeo. Bravissimo, hanno fatto il primo match per l'Unione Europea, bravissimo, vinto da, tra tante polemiche, da Mauro Forte. E devo dire che ora si conoscono, ora sanno pregi e difetti ognuno dell'altro, sì. E quindi sicuramente ci sono tutte le componenti per far sì che diventi ancora più bella questa sfida. Bravissimo, che poi caro Alberto, c'è da dire che anche nel primo match, quello dell'Unione Europea, è stato comunque, ecco, forse un altro match dell'anno, anche quello, sono stati veramente fenomenali in quell'incontro. Come dicevi tu, tra tante polemiche poi ha vinto Mauro Forte. A me è un match che è piaciuto veramente veramente tanto, e se devo dirti la mia, secondo me forse Mauro qualche cosina in più l'aveva fatta. Sono d'accordo, no, sono d'accordo con te, anche perché io penso, ma questo è un mio pensiero, che per vincere, se è equilibrato il match, a mio avviso rimane al campione perché devi dimostrare magari qualcosa in più del campione per meritare quella cintura. Anche secondo me. Però un pari ci poteva stare, sì, benissimo. Sì, assolutamente. Devo dire che io ho trovato un grande Francesco Grandelli. Io credo che questa volta ci sarà un Mauro Forte agguerrito, perché vuole togliere ogni dubbio sulla sua vittoria di quel match. Quindi sarà sicuramente un grandissimo match, ma sarà anche la serata di due titoli europei, quello di Stefani Silva e quello di Simona Salvatori. Sì. Allora Massimiliano, piccola parentesi, io continuo a ribadire che il pugilato femminile sta convincendo anche i più scettici, e devo dire che Stefani Silva a mio avviso rappresenta globalmente il movimento pugilistico femminile, le nostre amazzoni, le nostre guerriere, e devo dire che secondo me anche a lei va un po' stretto il titolo europeo. Bravissimo, ecco, ti stavo per dire la stessa cosa, anche secondo me Stefani Silva il titolo europeo comincia a stargli stretto. Bravissimo, sicuramente per Simona Salvatori sarà un grande step, un grande incontro quello che andrà a fare, forse il primo vero match importante per Simona Salvatori. E come dicevi tu Alberto, il pugilato femminile comincia veramente a far ricredere un po' tutti. Ora Stefani Silva, diciamo, è un po' l'ambasciatrice del pugilato italiano, quello che d'accordo. È stato forse un po' Maria Rosa D'Abuso all'inizio. Sono d'accordissimo con te su questo che stai dicendo, e vorrei aggiungere anche una piccola parentesi su Simona Salvatori, anche lei agli esordi con, sì, Fighters Life, titolo WBC se non ricordo conquistato, e poi proiettata oggi all'europeo. Sì, assolutamente, la nostra, sì, fortuna è di poter conoscere e vedere, continuo a ribadire, a mio avviso in Italia il prospect che potrà arrivare più in alto di tutti, lo continuo a dire io già so chi è. Lo dico io, Giovanni Sarchiodo. Giovanni Sarchiodo continua a essere per me, io sono pugilisticamente innamorato di, sì, questo ragazzo. Anch'io credo che sia veramente, non so neanche se chiamarlo prospect, perché credo che sia un pugile fenomenale, forse prospect perché agli inizi nel mondo perché ancora non ha dimostrato pro, nulla, non ha preso ancora un titolo, però devo dire che forse avremo presto qualcosa di importante da parte sua. Sì, secondo me sì, già sarebbe pronto secondo me per un titolo italiano sicuro, sicuro quasi. Lo credo anche io, e credo che forse sarebbe un titolo stretto per lui al momento. Credo anche io la stessa cosa, Alberto. Detto questo, Massimiliano, Mondiale WBC Silver, il nostro Michael Wolf Magnesi. Michael Wolf Magnesi che vola sempre più in alto, ha vinto questo titolo WBC Silver e in un palcoscenico importante lì all'interno di Valmontone, veramente tanta gente quella sera, e io credo che Michael ci regalerà grandi soddisfazioni. Sono d'accordo con te, e bisognava rientrare, forse a mio avviso non è stato il più bel match di Michael, anche perché ho visto fare delle guerre a Michael dal vivo che è difficile anche da raccontare, però devo dire che era innanzitutto un fortissimo avversario, sì. Aveva delle qualità tecniche spaventose, Massimiliano, ho visto fare dei movimenti
davvero fuori classe a questo ragazzo. Bisognava rientrare dopo Cacace soprattutto e vedere come stava il nostro Lowolf. No, Michael, hai detto bene, ha trovato un avversario che a me è piaciuto molto, era molto bravo tecnicamente, un po' quel tipo di pugile che soffre Michael. A Michael piacciono molto le guerre, ha trovato un pugile che la guerra non gliel'ha concessa, ha tirato 12 riprese, Michael è stato... Sì, diciamo che è scappato per 12 riprese, anche se quello, tanti sentivo lì, è scappato e non è scappato, quello è il pugilato tecnico che di quel ragazzo. Sì, cioè, sicuramente magari gli poteva mancare il rientrare, gli poteva mancare qualche colpo in più che poteva mettere, però è il tipo di pugilato tecnico, bravissimo. Un ragazzo che sul ring ci sapeva stare, ci si sapeva muovere. Anche molto bene, devo bravissimo. Dire, anche molto bene. Ci sapeva stare, si sapeva muovere sul ring. Michael, secondo me, ha fatto il match giusto, il match che doveva fare, ha fatto tutte e 12 le riprese l'avversario. Quindi allora, quando fanno 12 riprese è perché scappano, e quando fanno una ripresa è perché non sono buoni. No, ci hanno sempre da criticare. No, sono d'accordo con te, e anche perché io sono felice per Low Wolf, per Michael Magnesi, sono molto felice perché dopo Cacace ha subito delle critiche ingiuste, partendo dal presupposto che di tante sfaccettature, ma non mi va di ritornare su quel match. Devo dire, ha subito tante critiche ingiuste, bisognava ripartire e lo ha fatto nella maniera più giusta, anche perché il mondiale Silver WBC può essere l'accesso diretto per il mondiale WBC. Assolutamente, assolutamente sì, infatti è proprio per quello che ti dicevo, secondo me ci regalerà grandi soddisfazioni, perché è il sogno di quel mondiale, è il sogno di tutti, e già solo arrivare a pensare di disputarlo è un gran traguardo che puoi raggiungere. E Michael, secondo me, oltre al solo pensare di poterlo disputare presto, potrebbe regalarcela qualche piccola... Massimiliano, piccola parentesi, fatemela dire, una grande iniziativa la nazionale italiana pugili, dove anche tu, anche se non sei venuto, anche se non ci sei stato per motivi personali, però siamo presenti, nazionale italiana pugili. Un grande ringraziamento al presidente Mirko Parisi, perché sta dando seguito a quello che è poi anche il pugilato, mettersi al servizio delle persone, mettersi al servizio di chi soffre, mettersi al servizio delle iniziative benefiche. Assolutamente, ci tengo a dire, nazionale pugili calcio. Beh certo, ovvio. Caro Alberto. Sì, perdonami, non l'ho sottolineato io. E comunque sì, hai detto bene Alberto, con il presidente Mirko Parisi, e io non sono potuto essere presente alla prima partita. Però... Diciamo che non ti sei perso nulla, perché abbiamo cioè non siamo riusciti a fare un gol. Vabbè, però devo dire, facciamo i pugili, non facciamo i bravissimo, devo dire che avevamo un mister a cui mandiamo un saluto, un abbraccio caloroso, fortissimo, perché so che si sta rimettendo in piedi, il nostro mister Mario Massai. Non siamo riusciti a fare un gol, abbiamo perso tutte le partite, ma siamo usciti con il sorriso sulle labbra, siamo usciti felici di aver potuto sostenere un'iniziativa benefica importante, perché se non erro era l'oncologico pediatrico dell'Umberto I, sì. Quindi abbiamo raccolto una cifra abbastanza considerevole, tra l'altro l'abbiamo raccolta con le tra di noi, sì. siamo stati felicissimi io personalmente di essere stato innanzitutto in mezzo a tanti campioni del pugilato. E c'era un Pietrarino centravanti che era qualcosa di eccezionale. Non segnava, però non segnava, ma metteva molta paura, ti posso garantire. E poi il Puma, Gasparri, veramente tanti pugili sono stati lì e ci siamo divertiti. Lo zio Emiliano Branco, siamo stati veramente bene. Abbiamo il maestro Simone Autorino, Luisiano Fiore in porta. Ci siamo divertiti veramente, veramente tanto, e questo è quello che conta, sì, divertirsi e aiutare, supportare iniziative importanti come quello che stiamo facendo con la nazionale italiana pugili calcio. E detto questo, Massimiliano,
mi preme, lo continuo a fare e lo continuerò a fare sempre finché non sarà completamente guarito il nostro Daniele Scardina, il nostro Daniele nazionale, che speriamo che piano piano possa tornare alla normalità, alla quotidianità. Assolutamente sì, Alberto, hai detto bene, ci uniamo in un forte abbraccio a Daniele e speriamo che ritorni al più presto possibile a stare bene. So di qualche segno, insomma, di miglioramento di Daniele, quindi questo, insomma, dà anche un incoraggiamento a tutti gli amanti del pugilato e soprattutto a tutte le persone che vogliono bene a Daniele Scardina. Eh sì, Massimiliano, è una battaglia difficile, una battaglia lunga, ma sappiamo che Daniele è un grande guerriero, lo è sempre stato e lo sarà sempre, quindi siamo al suo fianco e lo vogliamo ricordare, perché sai, quando si accendono i riflettori su una notizia sono tutti lì pronto a decantarla, ma poi spariscono tutti finito il momento. Sì, assolutamente. E invece noi continuiamo a incitare, a sostenere Daniele Toretto Scardina, King Toretto. Assolutamente sì, Alberto, hai detto bene, non lo facciamo per notizia, ma lo facciamo perché veramente siamo vicini a Daniele. Tanto credo che stia per salire sul ring, il ring announcer di serata, il buon Leonardo Nardi. Ed è tutto pronto per iniziare questo WASP 14, la 14esima edizione qui all'Astra Assigna. Un ringraziamento alla famiglia Ricci, sempre al nostro fianco. Assolutamente sì, Alberto, hai detto bene, credo anch'io che sia veramente, se non tutto pronto, quasi. Chissà se anche questa sera faranno salire tutti i partecipanti sul ring prima di Beh, iniziare. Questo è anche un'altra nota positiva a mio avviso, e l'etichetta per Noble Art Boxing Promotion. Buonasera, benvenuti alla Stassigna, la Box Patanisola, la Stassigna da Noble Art Boxing Promotion. Sono lieti di ospitarvi alla 14esima edizione della Warrior Always Strike Back. Allora, questa sera assisteremo a 6 incontri dilettanti che faranno, diciamo, da apripista poi ai 2 incontri professionisti che verranno impegnati i nostri Simone Vanni e Joel Santos. Allora, prima di iniziare, come sempre, voglio ringraziare tutti i nostri sponsor, in particolare il nostro sponsor ufficiale, la Loven Group, la figura di Pietro Nicastro, sempre presente, oramai anima della nostra organizzazione. Però prima di presentare incontri dilettanti volevo veramente innanzitutto ricordarvi che tutta la serata sarà ripresa e mandata in onda in diretta sul canale 814 di Sky e su tutti i social della Fighters Live con il commento degli amici Massimiliano Maone e Alberto Frati. Quindi se avete amici, parenti, gente che non è potuta venire stasera, collegarsi su Sky al canale 814 oppure scaricare le applicazioni Fighters Live. Queste sono applicazioni gratuite, scaricabili su tutti gli store e su tutti i social, tanto oggi li conosciamo tutti, Fighters Live. Beh, adesso possiamo iniziare a presentare gli incontri, però vorrei veramente il primo applauso della serata stasera dedicarlo a tutti questi meravigliosi ragazzi della palestra Box Patanisola Stassigna, che è da ieri che, insomma, danno una mano, montano il ring, smontano, e veramente grazie a questi ragazzi, vedete laggiù, sono veramente meravigliosi. Ma adesso possiamo passare a presentare gli incontri dilettanti e quindi facciamo davvero un grande applauso a questi ragazzi. Prego, i pugili sul quadrato. Eh sì, caro Massimiliano, salgono tutti coloro che sono i protagonisti assoluti di questa serata. E come ci hanno sempre abituato, eccoli salire sul ring. Il nostro Clark Kent. Che questa sera torna sul ring. Hai detto bene, Alberto, a vederlo in borghese. No, diciamo che ha cambiato anche taglio di capelli. Sì, ha cambiato pettinatura. Intanto stavo vedendo, caro Alberto, questa sera l'angolo rosso, tutto Box Patanisola, sì, la Stassigna. Sì. Proprio a dimostrazione dell'ottimo lavoro che sta facendo la palestra Box Patanisola, la Stassigna. Il primo incontro vedrà per l'Accademia Pugilistica Mazzinghi Donaldo Bacali
affrontare Gianni Xie della Box Patarisola Stassegna. Seguirà per la Boxing Club Calenzano Smira Bairam con Simone Beninato della Box Patarisola Stassegna. Terzo incontro per la Iron Club Gym Mirojan Lingamoti contro Dario Dulizia della Box Patarisola Stassegna. Quarto incontro della serata vede Filippo Vaglini dell'Accademia Pugilistica Mazzinghi affrontare Mattia Di Lorenzo della Box Patarisola Stassegna. Quinto incontro tra Alessio De Evangelista della Boxing Club Calenzano affrontare Cristian Gallucillo della Box Patarisola Stassegna. Chiuderà la serata dilettante l'incontro del David Pazzagli della Pugilistica San Giovanni con Elia Gomboli della Box Patarisola Stassegna. Facciamo ancora davvero un grande applauso a questi meravigliosi 12 atleti e buon divertimento. Ed è tutto pronto. Ebbene sì, Alberto, ci siamo, sono stati presentati i 12 atleti. Massimiliano, svegliamo dietro le quinte. Questi ragazzi, dopo aver combattuto, tornano qui, smontano il ring, si mettono al servizio dei maestri, del maestro Mirko Ricci, smontano il ring, riportano le cose, rimettono a posto tutto il palazzetto, sistemano. Assolutamente, e c'è da dire che oltre a questi ragazzetti lo fanno anche dei campioni affermati come Cadelin Ionescu, il professionista Simone Rao. Bravissimo Massimiliano, ecco, questo era anche quello che volevo aggiungere, che non solo i ragazzi dilettanti, ma qui c'è il campione italiano si mette a sistemare, si mette ad aiutare, vanno, caricano, scaricano, aiutano, fanno, ecco, questa è la famiglia che intendiamo. Sì, qui, no? Sì, secondo me sono un po' minacciati da Mirko, devo dire che secondo me ti do un po' ragione su questo fatto, non tanto dal presidente quanto dal loro maestro. Bravissimo, che sono un po' sotto minaccia. Sì, devo dire un po', forse hai perfettamente ragione. Però a parte minacce varie, devo dire che invece ragazzi, l'umiltà dei ragazzi sì, assolutamente, degna assolutamente di nota. Sì, assolutamente sì, Alberto, è vero. I professionisti, a partire da Cadalin Ionescu, che è campione italiano, e professionisti, che è sfidante ufficiale al titolo europeo, quando finisce la serata lo vediamo smontare il ring e rimettere tutto a posto. E questo comunque, come dicevi tu Alberto, è quello che rappresenta la famiglia della Box Patarisola Stassegna, ma diciamo quello che rappresenta un po' tutto il nostro sport, sì, no? il supporto, l'unione, l'amicizia, la fratellanza. Bravo, perché ecco, è vero che il pugilato è uno sport singolo lì sopra, ma poi bravo Massimiliano, devo dire che più che singolo è uno sport di squadra. Bravissimo, è uno sport di squadra, perché tu hai una squadra che ti sta, quando sei lì sopra a combattere hai una squadra che ti fa per te, è una squadra che ha sudato con te, una squadra che si è menata con te sul ring, e quindi là sopra sei solo, ma hai 100.000 amici sotto che ti fanno per te. Sono pienamente d'accordo con te, questo è il pugilato, questo è quello che a noi piace raccontare da sempre. Sembra essere quasi tutto pronto per questo inizio di serata. Ebbene sì Alberto, il primo incontro sul ring, due giovani, due youth all'angolo rosso per la Box Patarisola Stassegna, Xie e Gianni, contro di lui invece per l'Accademia Pugilistica Mazzinghi, Baccalli Donaldo. Intanto mandiamo anche un saluto dalla regia al nostro capo cameraman Nicolas Di Vigo, lì sulla piccionaia, sempre pronto, devo dire, ragazzo che veramente sta scalando le gerarchie, tra poco sarà promosso a capo cameraman.
perché diciamolo comunque Alberto, noi siamo in tre a facciamo per 10, bravissimo. E posso aggiungere una cosa senza presunzione: in questi 4 anni abbiamo cambiato il modo di fare informazione nel pugilato, sì, italiano, assolutamente. E credo che c'è tanto di Fighters Life in tutto quello che vedo in giro. È vero, lo sai che qualcosina... Dal semplice orgoglio italiano, una frase coniata da me tanto tempo fa, che ormai è diventata di abitudine ormai, a tante altre cose, allo stesso commento nelle serate AOB. Nessuno faceva serate AOB con un commento, nessuno riprendeva serate AOB. Nessuno faceva tante cose, oggi si fanno e siamo felicissimi. Assolutamente. Più se ne fanno, più in realtà come Fighters Life è. Però il problema è quando poi hanno anche la presunzione alcuni soggetti. Sì, assolutamente. È questo l'unica cosa che fa, tante volte mi lascia senza parole Massimiliano. Però per noi carità, andiamo per la nostra. Sì, anche perché gli attestati di stima che ci arrivano da tutte le parti ci fanno continuare a fare veramente tanti sacrifici per questo sport. E li facciamo felici, assolutamente, e sempre con il sorriso sulle labbra. Assolutamente sì. E intanto sono saliti sul ring, come dicevamo poc'anzi, all'angolo rosso per la box Patarizzo, la Strassigna, Xi e Gianni. Contro di lui invece per l'Accademia Pugilistica Mazzinghi, Bacalli, Donaldo. 3 round da 3 minuti. Vengono chiamati al centro del ring i due atleti ed è tutto pronto per iniziare questo primo round di questo primo match. Inizia il primo round, angolo rosso Xie, angolo blu Bacalli. Entrambi i pugili guardia ortodossa, ovvero braccio sinistro avanti. Parte in attacco Xie, bene qui l'incrocio tra i due, un buon gancio destro da entrambe le parti. Lavora con il jab Bacalli, vuoto l'attacco di Xie, tocca con il diretto destro ancora Bacalli in attacco. Bene, qui ancora il diretto destro, poi la risposta di Xie. Il gancio sinistro diretto destro di Xie, bravo a prendere la distanza Bacalli. Ancora in attacco il pugile all'angolo blu, tocca bene ancora con il destro Bacalli. Bene il gancio sinistro di Xie, lavoro a due mani per entrambi i pugili. Ora l'1-2 sempre di rimessa per Bacalli, un attacco di Xie. Bacalli, poi ancora il clinch tra i due, a vuoto il gancio sinistro di Xie. Bene il sinistro preso in pieno Xie, poi il gancio sinistro ancora per il pugile della box Patarizzo, la Strassigna, bravo Bacalli a togliersi dalle corde, poi ancora il clinch tra i due. Dall'arbitro
tenere la destra un po' più alta. Bel destro qui da parte di Xie, finta il gancio, poi entra con un buon diretto destro il pugile della box Padaliso. Sempre in avanti ora Bagalli. Poi il gancio sinistro di Xie. Buono lo scambio a due mani per entrambi i pugili, il gancio destro poi per Bagalli nel finale di questa azione. E finisce qui il primo round, Xie angolo rosso, Bagalli angolo blu. Buona prima ripresa per entrambi i pugili, forse qualche clinch di troppo a mio avviso, non sono riusciti a calcolarsi bene le distanze, nelle azioni d'attacco si ritrovavano spesso molto vicini, legandosi in clinch, poi magari interrompevano quell'azione creata poco prima. Vediamo se nel secondo round riusciranno a lavorare un pochino più puliti. Ma mi sono piaciuti, hanno dimostrato comunque carattere sul ring, hanno fatto delle belle azioni a due mani sia Xie che Bagalli, non hanno disdegnato insomma lo scambio, quindi buona prima ripresa per entrambi. Inizia il secondo round, ricordiamo all'angolo rosso Xie, all'angolo blu Bagalli. Provano l'incrocio Xie e Bagalli, poi ancora il clinch tra i due. Prova gancio sinistro diretto destro Xie, non trova l'avversario. Ancora un attacco Bagalli, poi ancora un clinch, ma entra bene il gancio sinistro di Xie prima dell'intervento dell'arbitro. Bene ancora il diretto destro di Xie. Bel diretto destro ancora di Xie, poi un buon gancio sinistro invece per Bagalli. In attacco il pugile dell'Accademia Pugilistica Mazzini. All'angolo rosso, poi risponde bene Bagalli, ancora un piccolo glitch, senza che interviene l'arbitro, si dividono i due. Forse poca iniziativa in questo secondo round da parte di Bagalli, lascia sempre il primo colpo a Xie e ancora un buon diretto adesso proprio per quest'ultimo, per Xie. Prova a incrociare il gancio destro Bagalli, ancora sulla corta distanza i due, si ridividono un'altra volta da soli, senza intervento dell'arbitro. Attacco Xie, non trova il bersaglio però con il gancio, ancora le clinch tra i due. Questa volta è l'arbitro a riportare la distanza per poter boxare. Diretto destro di Xie in attacco. Ancora un buon gancio sinistro per Xie sull'attacco di Bagalli. Ancora il clinch tra i due, cerca di liberarsi Xie, ci riesce. E finisce il secondo round. Thank you.
un'altra buona seconda ripresa per Xie. Forse Bagalli ha fatto qualcosa in meno rispetto alla ripresa precedente, troppa iniziativa per l'avversario, deve secondo me cercare di prendere lui un pochino più il tempo, partire un pelino prima, perché Xie ha un allungo leggermente maggiore, se si fa sorprendere Bagalli rischia di non riuscire poi a boxare. Inizia il terzo ed ultimo round. Cambia a due mani tra i due, forse un po' sconfusionato, ma comunque efficace sia da una parte che dall'altra. Ultimo colpo per Xie e poi in attacco di nuovo Bagalli. Vuole 1-2 di Xie, risponde bene subito con il sinistro Bagalli. Ora è il pugile all'angolo blu ad andare all'attacco, risponde Xie a due mani, buono il lavoro al corpo per poi finire al viso. Ecco, forse quello che abbiamo visto poco in questi due round e mezzo è il lavoro al corpo, non sono partiti molti colpi sotto. Però ancora il diretto destro da lontano. Bagalli, il clinch tra i due, ancora una volta è l'arbitro a ricordare la distanza per boxare. Sempre in attacco il pugile di Lastra Signor. Poco più di un minuto alla fine di questo primo incontro. Bene il gancio sinistro, ora buono anche l'azione con il montante destro da parte di Xie. Il clinch tra i due, tocca ancora con il gancio sinistro Bagalli. 10 secondi alla fine del terzo ed ultimo round. Si accendono in questo finale i due pugili. Belle tre riprese per i due atleti. Ricordiamo all'angolo rosso Xie Gianni per la box Padariso, la Strassigna, all'angolo blu invece per l'Accademia Pugilistica Mazzinghi, Bagalli Donaldo. Bel match. Sì, un match avvincente dove nessuno dei due ci stava a lasciare l'ultima parola all'avversario. Secondo me Bagalli, ripeto, forse un pochino passivo nell'azione iniziale, lasciava sempre a Xie i primi due colpi che lo hanno un pochino secondo me penalizzato. Poi usciva molto bene nel finale. Vediamo cosa hanno scelto i giudici per questo incontro. Diamo il verdetto. Verdetto che già sono dato dall'arbitro, non da Ring Announcer. L'angolo rosso, Gianni Xie. Bello l'abbraccio tra i due. Complimenti a Xie, complimenti a Bagalli per aver aperto questo WASP 14.
primo match che è passato, ancora 5 incontri AOB per poi passare ai due main event, ai due match pro, quelli che tutta la Sardegna sta aspettando. Sul ring Joel Santos contro Aziz, e poi sul ring come ultimo match Vanni Simone contro Petrinic Matigna. Ma ritorniamo alla serata AOB, ora sul ring per la Box Padariso la Sfassigna Beninato Simone, contro di lui per la Boxing Club Calenzano Bayram Smira. Intanto sale sul quadrato l'angolo rosso. Questo è Alberto, lo abbiamo detto, per la Box Padariso la Sfassigna, l'angolo rosso Beninato Simone, categoria Elite, contro di lui Bayram Smira. Inizia il primo round, Beninato angolo rosso, Bayram angolo blu. Anche qui entrambi i pugili in guardia ortodossa. Lavora con il jab Bayram, bravo poi a togliersi dal sinistro di Beninato. Ora il lavoro di Bayram che conclude con un buon montante sinistro, chiuso bene Beninato però. Il pugile di La Sfassigna. Bravo a portare all'angolo Bayram Beninato, poi fa partire la sua azione a due mani il pugile di La Sfassigna. Bravo qui Bayram a togliersi dall'angolo, non riesce a togliersi dalle corde però il pugile della Boxing Club Calenzano, nuovamente portato all'angolo da Beninato. A modo il gancio sinistro del pugile di La Sfassigna, tocca bene proprio con il sinistro. Non deve colpire con la parte interna del guantone Beninato.
jab di Bayram. Ancora in attacco il pugile di destra Siglia, nuovamente all'angolo Bayram, cerca di uscire bene qui con il gancio destro Bayram. Lavora con i sinistri per poi chiudere con il diretto destro, ancora il pugile all'angolo blu. Prova a non concedergli troppo spazio Bellinato, riportando nuovamente alle corde l'avversario. Ancora con il sinistro Bellinato, si chiude bene Bayram che risponde con una buona azione a due mani. Ottimi due colpi al corpo per poi finire con il colpo al viso. Ancora in attacco però Bellinato, che non vuole fare un passo indietro. Ancora bravo Bayram in uscita. Bene con il gancio di vista ancora Bellinato, di nuovo all'angolo Bayram. Si chiude bene in guardia Bellinato, qualche colpo lo concede però. Poi con il gancio sinistro Bellinato, bravo Bayram ad abbassarsi. Ancora il lavoro a due mani per il pugile della box e Calenzano. Ora il gancio sinistro qui di Bellinato proprio sul finale di questo primo round. Buona prima ripresa per Bellinato, che non ha concesso molto al suo avversario, sempre ben chiuso in guardia Bellinato in attacco, ha costretto per la maggior parte della prima ripresa a Bayram a rimanere alle corde o comunque sempre nelle vicinanze di quest'ultime. Vediamo se nel secondo round Bayram riuscirà a tenere un pochino più il centro ring o se sarà ancora costretto a girare e a limitare i danni, comunque rimanendo chiuso e rispondendo alle azioni offensive di Bellinato. Dovremmo invitare a scendere in due angoli per poter iniziare il secondo round di questo, di questa serata. Ora guardia alta per Bellinato che riparte all'attacco. Guarda con il gancio sinistro Bellinato. Bravo qui a cercare con il montante sinistro Bayram, tocca con l'1-2, ancora di risposta a Bellinato. Si lavora con una corsa di distanza, bene con i colpi lunghi Bellinato, cerca di uscire dalle corde con il gancio di vista, tocca con il gancio di vista però Bellinato. Viene qui Bayram, ma non si stacca Bellinato. Continua il pressing, ancora 1-2 di Bellinato, prova il gancio destro Bayram. Bravo qui ad uscire dall'angolo e farsi trasformare l'azione difensiva in offensiva. Bayram non ha approfittato. Nuovamente in attacco il pugile di destra Siglia, porta all'angolo neutro il suo avversario, con il sinistro Bellinato. Bene ancora con il gancio sinistro, sempre Bellinato. Ancora un buon gancio sinistro per il pugile di destra Siglia. Risponde ai colpi Bayram. Bene il lavoro a due mani ancora per il pugile all'angolo blu, ma ancora una volta Bellinato non fa un passo indietro, non lascia un attimo di respiro a Bayram. Bene, è uscito ancora con il gancio destro Bayram, bene con il braccio avanti di Bellinato, prova il montante sinistro pugile di destra Siglia. Rimane sulla corta distanza Bellinato, lavora prima al volto poi al corpo, ancora sulla corta distanza Bellinato, 1-2 di Bayram, ancora con il montante sinistro Bellinato, bene il gancio sinistro, il diretto destro ancora di Bellinato, in difficoltà Bayram, non riesce a uscire dall'angolo, il lavoro con il montante al corpo ancora di Bellinato, montante e gancio, risponde con il gancio destro, cerca di uscire Bayram dalle corde, ancora in attacco Bellinato, chiuso bene sui colpi di Bayram. Thank you.
Berinato, l'1-2 sempre per Berinato, risponde bene Bairam, ancora un buon gancio sinistro per il pugile di La Spassigna. Bene qui il lavoro di Bairam a due mani. Secondo round, bene il gancio sinistro qui di Bairam, risponde ancora con il diretto destro Bellinato, ancora il gancio sinistro di Bairam, lavora andando indietro il pugile della Boxing Club Calenzano. Finisce qui il secondo round, che secondo round per Bellinato e per Bairam. Secondo round per entrambi i pugili, continua a dimostrare tanta pressione Bellinato, sempre in attacco, raramente fa un passo indietro. Bellinato si sta Bairam si sta comportando bene con il pressing di Bellinato, buoni movimenti sulle gambe in uscita, soprattutto accompagnati dai ganci. Intanto inizia il terzo e ultimo round, subito il sinistro di Bellinato, nuovamente portato all'angolo Bairam. Poi il gancio sinistro, ancora il pugile della Strassegna, chiuso Bairam, prova a rispondere bene qui a due mani Bairam, il gancio sinistro di Bellinato. Ancora di Bairam, sempre in pressing Bellinato, lavora con il braccio avanti per poi cercare di chiudere con il montante destro. Bene qui il gancio sinistro di Bairam. Corta distanza, anche se sono tanti colpi sempre molto puliti, pochissimi interventi da parte dell'arbitro, se non nessuno addirittura in questi tre round. Bene il gancio sinistro, il diretto destro ancora di Bairam. Poi il destro qui di Bellinato, il gancio sinistro di Bairam. Arriva il gancio sinistro di Bairam, forse dopo lo stop dell'arbitro. Deve spingere Bairam, subito con il braccio avanti Bellinato. Bene con il gancio destro il pugile di La Strassigna, riocca con il diretto destro Bairam. Ora sulla corta distanza il destro di Bellinato, poi la risposta è ancora a due mani da parte di Bairam. Cambia guardia il pugile all'angolo blu per poi ritornare alla sua guardia naturale. Ancora il lavoro di Bellinato in attacco, che comunque ha fatto tre riprese senza mai andare indietro. Non deve essere facile né per lui fare questo tipo di pugilato, tantomeno per Bairam subirlo. Bene qui con il diretto destro dopo il passo indietro da parte di Bairam. E finisce qui l'incontro tra Bellinato Simone, Box Patariso La Strassigna, e Bairam Smira per la Boxing Club Calenzano. E
ora vediamo cosa avranno scelto i giudici per questo match. Se è vero che da una parte abbiamo visto un beninato Maidom, è pur vero che dall'altra parte abbiamo visto un Bayram sempre pronto a rispondere ai colpi di Beninato e rispondere anche molto molto bene. Forse è mancata un po' di cattiveria nei colpi di Bayram, tanti colpi portati, ma secondo me poco efficaci, tanto da non destabilizzare il suo avversario Beninato, che è sempre rimasto composto davanti a Bayram. E viene dato l'incontro pari tra Bayram e Beninato, risultato che secondo me ci può stare, l'abbiamo detto, abbiamo visto da una parte. Devo dire che anche se andiamo ad analizzare che l'angolo rosso Beninato è andato sempre avanti, i colpi di rimessa di Bayram sono stati sempre a bersaglio. Assolutamente, infatti era quello che stavo dicendo, che è pur vero che Beninato ha fatto un match sempre all'attacco, ma è pur vero che insomma Bayram, anche se subiva la pressione di Beninato, ha sempre lavorato composto, ha sempre portato molti colpi. Ripeto, secondo me gli è mancato un po' di cattiveria nel portare quei colpi, ma cattiveria agonistica, a livello erano colpi puliti ma molto sciolti, molto morbidi, che non hanno impensierito più di tanto Beninato. Magari ecco, con qualche colpo più potente assestato da parte di Bayram, magari Beninato avrebbe vacillato un pochino, magari avrebbe tentato un pressing meno invasivo come quello fatto per tutti e tre i round. Ma comunque gran bel match sia per uno che per l'altro. Sì, sì, bei scambi, tutte e tre le riprese. Intanto siamo volati già al terzo incontro di questa serata, dall'angolo rosso sempre per la box Padaliso Lastrasigna, che come abbiamo detto a inizio di serata, questa sera 8 match, 8 atleti per la box Padaliso Lastrasigna, ciò a significare dell'ottimo lavoro svolto dalla palestra di Mirko Ricci, Simone Ricci e il maestro Padaliso, che porta veramente tanti pugili a fare attività. Comunque all'angolo rosso per la box Padaliso Dulizia Dario, all'angolo blu per la Iron Club Gym e aspettiamo che ci venga in soccorso il ring announcer, non me ne voglia. Il nome è difficile, ma Lingamorti Niroyan, attendiamo anche il ring announcer che sicuramente saprà pronunciarlo meglio di noi. Sembra tutto pronto per questo terzo match di serata. Come sempre, caro Massimiliano, ottima affluenza di pubblico qui a Lastra. Sì, Lastra una cittadina che mastica pugilato, sono tanti i beniamini per Lastrasigna che frequentano la palestra box Padaliso Lastrasigna. Uno su tanti è Paolo Bologna, che questa sera non sarà all'angolo rosso per la box Padaliso Lastrasigna. Dario Pulizia arbitra l'incontro, la signora Carlotta Mancolfi. Diciamo un grande trascinatore di folle della box Padaliso Lastrasigna è Paolo Bologna, che questa sera non sarà sul ring come pugile, ma che comunque porta Lastrasigna veramente tanta affluenza nei palazzetti quando ci sono le serate di pugilato. Intanto Dulizia angolo rosso, Niroyan angolo blu. Thank you.
E inizia il primo round, Dulizia contro Niroya. Il gancio destro di Dessi. Dulizia. Bello qui l'1-2 da parte di Dulizia. Bravo Niro Jan a togliersi dalle guardie. Prova il destro Dulizia, risponde con il destro Niro Jan. Bene con il braccio dietro Niro Jan, attacco Dulizia, bravo a togliersi dalle corde ancora il pugile della Iron Club Gym. Bravo Niroyan, proprio anche con il diretto adesso in uscita, il pugile all'angolo blu. Si muove Dulizia, tocca con il destro proprio sul gong finale, il pugile di Lastra Signa. Attacco per la Padariso Lastra Signa, anche in questo match Dulizia si sta dimostrando un ottimo fighter, sta trovando di fronte, davanti a sé un ottimo Niroyan che si muove veramente molto bene, ha cambiato guardia in svariate occasioni, lavora molto bene con i colpi, con il diretto destro, in uscita soprattutto. Un buon match anche quello tra Dulizia e Niroyan. Destro di Dulizia, bene con il destro Niroyan,
il gancio sinistro di Dovizia, poi il gancio destro del Pucci di Castrosinio. Ancora in attacco Dovizia, il destro di Niroyan, poi il clinch 3-2. L'intervento dell'arbitro, prova il destro Dulizia, ancora un piccolo glitch, poi con il sinistro avversario, bene il destro ancora di Dulizia, cerca di uscire dalle corde Niroyan, continua il pressing Dulizia, ancora un buon destro per il pugile di Lastrassinia che non deve tuffarsi addosso all'avversario, non si deve buttare addosso a Niroyan. Dulizia porta al conteggio di Niroyan. Con il destro Niroyan. Di togliersi dalle corde Niroyan, poi ancora una volta uno stop e deve girare i colpi Dulizia. Un'altra buona ripresa qui sul ring di Lastra Assigna, stanno disputando questo terzo incontro Dario Dulizia per la Padaliso Lastra Assigna e Lingamorti Niroyan per l'Iron Club Gym. Buona la seconda ripresa per il pugile di Lastra Assigna che dopo un ottimo scambio sulla corta distanza ha portato anche al conteggio dell'avversario Niroyan. Inizia il terzo ed ultimo round, subito con il jab Niroyan, cerca di accorciare ancora una volta Dulizia, vuoto con il gancio destro prima Dulizia, poi a vuoto con il destro invece l'avversario Niroyan. Attacco Dulizia bene con il sinistro dopo aver incrociato il destro, ancora un buon destro per Dulizia. Ora il sinistro poi risponde bene l'1-2 prima di Niroyan, poi un ottimo gancio destro di Dulizia. Qui Dulizia prevedibile il suo attacco, l'ha letto bene Niroyan, con il gancio sinistro Dulizia, ancora una volta molto bravo qui Niroyan a togliersi dalle corde, ottimo il movimento anche sulle gambe. Finte di tronco per Niroyan, cerca di non dare un bersaglio fisso a Dulizia che riparte nuovamente all'attacco, deve abbassare forse un po' il mento Niroyan sugli attacchi di Dulizia, tiene la testa alta, pericoloso.
destro ancora una volta Durizia, tocca poi con il sinistro, ancora in attacco, arriva un altro conteggio per Nirojan. Pochi secondi alla fine di questo incontro. Ancora 1-2 di Nirojan, ancora in attacco Durizia, tocca con il gancio sinistro Nirojan sull'attacco dell'avversario. Ancora in attacco ora è Nirojan a portare all'angolo l'avversario. E finisce qui l'incontro, il terzo match di serata, Durizia Dario, Box Padaliso la Strassigna e Linga Morti Nirojan per la Aeroclub Gym. Gran bel match per Dario Durizia, anche lui pugile sempre all'attacco. Porta a casa il risultato più utile Dario Durizia dopo un ottimo match contro l'avversario Linga Morti Nirojan. Bell'incontro. Complimenti ad entrambi i pugili. Giro di boa per questa serata, arriviamo al quarto match. Eh sì Alberto, hai detto bene, giro di boa per quanto riguarda la parte AOB di questa WASP 14, questo 14esimo evento organizzato qui alla Strassigna, dalla Box Padaliso, la Strassigna di Simone Ricci e Mirko Ricci. Sul ring per questo quarto incontro all'angolo rosso di Lorenzo Mattia contro di lui per l'Accademia Pugilistica Mazzini, Filippo Baglini. Sul ring di Lorenzo, pronto per iniziare questo quarto incontro di serata di Lorenzo, angolo rosso, Baglini, angolo blu.
sia il primo round all'angolo rosso di Lorenzo, all'angolo blu Pallini. Anche qui entrambi i pugili in guardia ortodossa con braccio e gamba sinistra avanti. Bene qui Lorenzo, bello il movimento sulle gambe per entrare proprio nel braccio sinistro e il diretto destro. Ora farò il montante destro di Lorenzo. Qui perde solo un po' l'equilibrio Baglini, nulla. Cavallini ancora con il braccio avanti, il pugile all'angolo blu, ancora una volta un colpo dietro la nuca da parte di Olini. Uno due di Lorenzo, era proprio il diretto adesso pugile della sua segna, risponde bene Vallini a due mani, proprio il diretto adesso Vallini con il gancio sinistro, Pallini per l'attacco di Lorenzo, ancora un po' diretto nostro per Pallini. Bene qui gancio sinistro diretto destro di Lorenzo, ben avversario, ancora un buon destro e gancio sempre per Di Lorenzo. Ottimo elemento di Lorenzo, bel montante destro al mento sempre per Di Lorenzo, che replica quel colpo con il montante destro al mento sempre. Bel pugilato lineare, una bella impostazione. Sì, molto composto Di Lorenzo, rimane sempre molto molto alto, molto molto composto nel portare i colpi, non sbraccia mai, lavora sempre per linee interne. Ecco ancora un buon diretto destro di Lorenzo, poi il montante destro ancora per il pugile di lastra segna. Bene il destro ancora di Lorenzo sull'attacco di Vaglini. Bel gancio sinistro sul destro di Vaglini, di Lorenzo, però con il gancio avanti sempre di Lorenzo. E finisce il primo round tra Vaglini e Di Lorenzo. Allora, sulle parole del maestro Mirko Ricci c'è da dire che si conferma quello che vediamo. Di Lorenzo, ottimo elemento per la Pallaviso alla Strassigna, 6 mesi di palestra per questo pugile. Complimenti a Di Lorenzo. Beh, Massimiliano, il ragazzo portato si vede. Sì, assolutamente, ma non gli avrei mai dato 6 mesi di palestra. No, neanche io, ti devo dire la verità, perché ha un bel pugilato lineare, è ancora acerbo sui colpi ganci, si vede un pochettino di sbraccia, ma sui colpi lineari è formidabile, ma sembra un tempo rapido. Perfetto. No, a me sbalordisce la postura, comunque 6 mesi di palestra, sempre bello composto, non lascia niente al caso, non si butta sui colpi. Sì, no, anche la testa, non mette mai la testa avanti al ginocchio. Complimenti a Di Lorenzo, complimenti alla box Pallaviso alla Strassigna. Diretto destra e calcio di sinistra ancora per Di Lorenzo. Il jab di Pallini. Thank you.
corta distanza con il diretto destro Vallini, il gancio sinistro di Lorenzo sulla guardia alta però dell'avversario. Montante sinistro, gancio sinistro da Di Lorenzo, lavora con il jab Vallini. Bene ancora con il destro ora Di Lorenzo e poi prova il montante d'estramento, qui un bel sinistro a bersaglio per Di Lorenzo. Finisce il secondo round tra Mattia Di Lorenzo e Vallini Filippo. Ottimo secondo round per Vallini, poi sul gong proprio sul finale di questa seconda ripresa arriva un conteggio per Vallini su un ottimo sinistro di Lorenzo, ma rimane secondo me un'ottima ripresa quella di Vallini in questo secondo round. Il terzo ed ultimo round, subito forti in questa terza ripresa di Lorenzo e Vallini. Vallini, bene l'uscita per poi rientrare con il montante destro, il calcio sinistro di Lorenzo, ma Vallini rimane là, chiude con il guardia, risponde ai colpi dell'avversario. Un poco a vuoto con il montante destro di Lorenzo.
terza ed ultima ripresa di Lorenzo, angolo rosso, Paglini, angolo rosso. Bravo qui Paglini a muoversi sul sinistro di Lorenzo, prendendo con un buon gancio. Bene il gancio destro era di Lorenzo, ancora Paglini in attacco. Destro e gancio ancora per Di Lorenzo, poi prova il montante destro, lavora ancora sulla corta distanza, muove bene le mani ancora Paglini, sempre in attacco il pugile all'angolo blu, 10 secondi alla fine, qui rischiano entrambi l'incrocio, ancora l'1-2 di Lorenzo, ancora il destro per il pugile della Strassiglia, non fa un passo indietro Paglini in questo finale. Complimenti ad entrambi i ragazzi per questo quarto incontro di serata. Gran bel match. Mi è piaciuto molto sia Di Lorenzo che Paglini, soprattutto in queste due riprese finali, il pugile all'angolo blu. Ottimo incontro per loro. Mattia Di Lorenzo. E vince all'angolo rosso per la box Paderita all'angolo e la Strassigna. All'angolo rosso Di Lorenzo Mattia. Gran bel match per questo ragazzo che sicuramente avrà tantissima strada davanti da percorrere. Come ci ha detto il suo maestro, solo 6 mesi di palestra per Di Lorenzo. E ora tocca a lui, caro Massimiliano. Tocca al Clark Kent di La Strassigna. Nella box Paderita con La Strassigna, sul ring all'angolo rosso. Giannucillo Cristian contro di lui per la Boxing Club Calenzano. De Evangelista Alessio. Thank you.
tutto pronto per questo quinto incontro di serata. Ebbene sì Alberto, ci siamo all'angolo rosso Iannucillo, all'angolo blu De Evangelista. Guardia mancina per De Evangelista, guarda ortodossa per Iannucillo. Con il diretto destro di Evangelista, il lavoro con le braccia avanti per il pugile all'angolo blu. Quindi forse carica con la testa bassa Iannucillo. Braccia avanti De Evangelista per poi cercare di mettere il diretto sinistro. Un buon sinistro è entrato per De Evangelista. Guardia il pugile all'angolo blu De Evangelista, passando dalla guardia mancina alla guardia ortodossa. De Evangelista va in difficoltà quando De Evangelista si mette in guardia mancina. A colpire con un pugno De Evangelista, ma con un'illusione ottima. Bravo, gli Evangelista in attacco, porta De Evangelista alle corde. Gancio sinistro ancora di Iannucillo, e nel sinistro poi il gancio destro di De Evangelista. Bel sinistro di De Evangelista, di nuovo un attacco di Iannucillo, si passa da un'azione difensiva a un'azione offensiva, da una parte all'altra del ring tra Iannucillo e De Evangelista. Buon primo round per entrambi. Iannucillo che c'è da dire è cresciuto molto da quando lo abbiamo visto nei primi match ad oggi. Si muove sicuramente molto più sul ring, muove bene il tronco. Forse l'unica pecca che un pochino gli è rimasta a Iannucillo è il prendere un po' troppi colpi. Immaginiamo quello un po' il rischio del mestiere. Un ottimo picchiatore, un ottimo fighter Iannucillo, sempre in avanti, sempre in attacco. Strassini ha chiuso all'angolo De Evangelista, bravo a uscire dalle corde. Un buon sinistro ancora per De Evangelista, che trasforma l'azione da difensiva in offensiva. Ancora un
cambio di marcia per Iannucillo, che ora è lui a uscire dall'angolo per poi mettere pressione all'avversario. Per De Evangelista, però con il braccio avanti il pugile all'angolo blu dal fastidio, parte ancora l'attacco di Iannucillo, porta il gancio destro solo sul guantone di De Evangelista. Bravo qui De Evangelista andare a bersaglio, risponde ancora presente di Iannucillo con un buon gancio sinistro. Vado il sinistro di De Evangelista, questa volta ben a bersaglio, il sinistro e il gancio destro, ancora un buon sinistro per De Evangelista. E arriva il primo conteggio per Iannucillo. Ma sono molto d'accordo Massimo Giano. Viene mandato all'angolo neutro Iannucillo. E forse l'ultimo avviso verbale per De Evangelista. Di rifarsi su quel conteggio di Iannucillo, qui un buon gancio sinistro di De Evangelista, ancora va bene con il diretto sinistro di De Evangelista, è molto bravo qui ancora il pugile all'angolo blu con quel diretto sinistro, ancora un buon sinistro per lui. Deve rimanere composto e concentrato Iannucillo, sta concedendo forse un po' troppo in questo secondo round. Bravo qui a mandare a vuoto il gancio destro di Iannucillo per poi rientrare De Evangelista. Buona seconda ripresa per il pugile della Boxing Club Calenzano, De Evangelista Alessio. Non mi sembrava così passivo Iannucillo da prendere il colpo. No, neanche a me è sembrato questo colpo da... Ovviamente l'arbitro più vicino di noi avrà avuto i suoi buoni motivi per procedere con il punteggio di Iannucillo. Ricordiamo che poi nel dilettantismo non ha valenza sul punteggio, poi sicuramente magari agli occhi degli arbitri qualcosina può cambiare. Al terzo ed ultimo round e qua Iannucillo deve vincerla nettamente. Ancora bene con il sinistro De Evangelista, l'attacco di Iannucillo, ancora bravo qui ad uscire per poi rientrare De Evangelista e di prendere una distanza per non prendere la reazione di Iannucillo. Muove bene sulle gambe De Evangelista, non dà mai un punto di riferimento agli Iannucillo, finita l'azione riesce sempre a togliersi da lì il pugile all'angolo blu. Ancora un bel sinistro e arriva il conteggio ancora per Iannucillo. Il sinistro di De Evangelista, in attacco Iannucillo, sempre in avanti, ora lavora il corpo Iannucillo. Il destro per il pugile di Lastrassina, si chiude bene in guardia De Evangelista, ancora con il gancio sinistro di Iannucillo. È in difficoltà ora De Evangelista.
con il pressing di Iannucillo, buona l'azione d'attacco. Rientra bene ancora con il sinistro De Evangelista. Ancora con il montante destro, montante sinistro per Iannucillo. È più un bel destro per Iannucillo, entrato, ha guardato con il gancio destro, prova a rientrare con il diretto sinistro, ancora De Evangelista. Bravo qui ancora De Evangelista, mandare a poi il gancio destro e rientrare con il sinistro. Si chiude bene in guardia Iannucillo, ancora il lavoro al corpo per il pugile di Lastrasigna. Bene in avanti, bravo qui De Evangelista a togliersi dalle corde, è nel centro del ring comunque Iannucillo. Due ganci per De Evangelista, poi il clinch da parte di Iannucillo. Dieci secondi alla fine di questo bellissimo match. E finisce qui l'incontro tra Cristian Iannucillo, box Patarisio Lastrasigna, e Alessio De Evangelista, boxing club Calenzano. All'angolo blu per la Boxing Club Calenzano Alessio De Evangelista, risultato che ci sta. Sì pienamente d'accordo Massimiliano, forse un conteggio non ero molto d'accordo, e molto probabilmente è stato molto bravo De Evangelista alla seconda ripresa, aveva subito un colpo pesante a legare molto mestiere è uscito da quella situazione. Assolutamente d'accordo con te Alberto, anche secondo me forse, ma io se devo essere sincero, forse entrambi i punteggi non mi danno la convinzione al 100%, e anche se non danno valenza poi sul risultato finale, comunque hanno a mio avviso più belli li ha messi sì De Evangelista, assolutamente importanti li ha messi De Evangelista, però secondo me i due conteggi un pochino hanno influenzato non tanto i giudici tanto quanto Iannucillo, che secondo me si è lanciato alla sì questo sono d'accordo con te, sì sono veramente d'accordo su questo, però devo dire no, anche secondo me De Evangelista a parte i conteggi, comunque i colpi più importanti, i colpi più a bersaglio sono stati quelli di De Evangelista, assolutamente, però ripeto secondo me qualche esperienza. Colpo di De Evangelista è arrivato anche perché secondo me Iannucillo ha cercato di rifarsi dai due conteggi lanciandosi un pochino, e comunque complimenti a De Evangelista, gran bel match, secondo me è anche un ottimo elemento per il pugilato, molto bravo, si muove bene sulle gambe, un ottimo mancino, e complimenti agli Iannucillo. Cambiava spesso anche guardia. Sì è bravo Alberto, passava spesso dalla guardia mancina alla guardia ortodossa, poi aveva capito che lo soffriva un pochino Iannucillo in guardia mancina, quindi ha deciso di lavorare quasi tutto il tempo nella sua guardia mancina, e complimenti ad Evangelista, un gran bel match e main event degli AOB. Bravissimo, siamo arrivati all'ultimo incontro, quello tra Gomboli e Lia e il suo avversario Pazzagli David. Noi passiamo al sesto e ultimo incontro direttamente della serata, che vede l'angolo blu per la pugilistica San Giovanni David Pazzagli, l'angolo rosso per la box con la Lastrasigna Elia Gomboli.
Arbitro dell'incontro, signor Luigi Oscarelli. Vengono chiamati al centro del ring i due pugili, ricordiamo Gomboli all'angolo rosso per la box Padalito alla Slassigna, contro di lui per la pugilistica San Giovanni Pazzagli. Il primo round, anche qui guardia mancina per l'angolo blu per Pazzaglia e guardia ortodossa per Gomboli all'angolo rosso. Prova il diretto destro Gomboli, un buon montante destro per il pugile della Slassigna. Bene 1-2 per il pugile di Lastrassini e continua ad andare in attacco, poi il diretto sinistro da parte di Pazzagli. Un buon diretto destro di Gomboli che entra anche con un ottimo montante destro il pugile di Lastrassini, ancora con il destro Gomboli. Molto rapido il pugile di Lastrassini, anche preciso nei colpi, più un buon gancio destro per Gomboli. Attacco qui Pazzagli, poi rispondiamo con il gancio destro Gomboli. Bravo qui Gomboli, entra con il diretto destro, qui per il gancio destro di Pazzagli, ancora con il gancio destro Pazzagli. Pazzagli tocca bene con il sinistro. Bravissimo Gomboli a passare sotto il gancio sinistro di Pazzagli. Però con il gancio sinistro Gomboli. E finisce il primo round, Gomboli angolo rosso, Pazzagli angolo blu. Thank you.
angoli per poter iniziare con il secondo round. Inizia la seconda ripresa. Gancio sinistro di Gomboli, un po' del gancio sinistro di Pazzagli, puntate destro, gancio sinistro di Pazzagli, ancora con il sinistro al corpo, un buon sinistro ancora per Pazzagli, il gancio destro sempre di Pazzagli. Pazzagli, ancora con voli a due mani sui controlli di Pazzagli, buono il diretto destro, ancora con il montante destro Pazzagli, il gancio destro di Pazzagli, sì. Gancio destro ancora per Pazzagli. Buona l'azione a due mani per il pugile all'angolo blu, risponde Gomboli molto bene ai colpi di Pazzagli, ha buono il suo gancio destro, ha buono il gancio destro di Pazzagli, ancora attacco Gomboli. Finisce anche il secondo round, gran bel match, gran bel round tra Pazzagli e Gomboli. Anche qui match dove si passa dalla difesa all'attacco e viceversa, nessuno dei due atleti ci sta nel far finire l'azione all'avversario, tant'è che vediamo passare da un'azione dove Gomboli è alle corde all'azione subito successiva dove magari è Pazzagli con le spalle alle corde e viceversa, nessuno dei due vuole rinunciare alla vittoria per questo match. Siamo arrivati all'ultimo round di questo ultimo incontro. Sono due di Pazzagli sull'attacco di Gomboli. Bene qui Pazzagli con il gancio sinistro. E qui bene con il destro entrambi. Bel destro qui di Gomboli, preso in piano viso Pazzagli.
Bene, ancora in attacco. Un giro d'orologio alla fine di questo incontro. Bene, qui Pazzagli, montante sinistro, diretto destro per lui. Prova ancora il montante sinistro, il calcio destro. Risponde Gomboli, che sembra essere un po' più stanco rispetto all'avversario. Risponde comunque ai colpi di Pazzagli Gomboli. Bravo il gancio sinistro Pazzagli, ancora uno due di Gomboli, bravo Pazzagli a muoversi sul destro di Gomboli. Bene, ancora il gancio destro, ancora un buon montante sinistro per Pazzagli. E finisce anche questo ultimo incontro per quanto riguarda gli AOB. Gomboli, angolo rosso, Pazzagli, angolo blu. Verdetto pari tra Gomboli e Pazzagli, un gran bel match che finisce con il risultato più giusto tra i due. Complimenti ai due giovani, i due atleti, Gomboli e Pazzagli, per questo incontro che chiude la serata a OB. E ora si passerà con i due match pro. Prima una breve pausa. Thank you.
E rientriamo qui da Lastra a Signa perché stiamo tornando con la seconda parte di serata, quella che vedrà Joel Santos e Vanni Simone per la Noble Art Boxing Promotion salire sul quadrato di Lastra. Caro Massimiliano, fammi fare un piccolissimo appunto: domani Casal Bruciato 2.0, ci sarà il match di Simone Dessi. Sì Alberto, hai detto bene, domani alla Casal Bruciato ci sarà il match di Simone Dessi. E per chi non conosce Simone, Simone è un po' il portavoce per quella che a oggi chiamano la special box o la box in carrozzella. Diciamo che per noi non esiste differenza di nessun tipo e che Simone è un pugile a tutti gli effetti, caro Massimiliano, quindi chi vuol venire domani sera, Casal Bruciato 2.0, ore 20 ci sarà questo incontro e vi posso garantire che vi farà provare delle emozioni indescrivibili. Assolutamente, assolutamente sì Alberto. Intanto, come dicevi tu, la prima parte di serata, quella AOB qui alla Strassigna, è passata, siamo arrivati ai due match finali, quello di Joel Santos e Vanni Simone. Si affronteranno entrambi sulla distanza di 6 round da 3 minuti. Tante persone qui all'Astra, come dicevamo prima Massimiliano, questi eventi che richiamano, nonostante non ci siano titoli in palio, non ci siano beniamini di spicco, comunque le persone arrivano a vedere il pugilato, quello che si usava una volta, no? Si scendeva in piazza e si vedeva la box, è quello che succede qui alla Strassegna Alberto, ma per due motivi secondo me principali. Uno, perché si organizzano sempre bei match, quindi la gente ha voglia di vedere questi incontri. Sarebbe da sopprimere questa persona, però detto questo, intanto ci fanno sapere che a breve siamo quasi pronti per partire con la serata pro. Ricordiamo a tutti Sky 814 MS Channel e naturalmente i canali social Fighters Live per questa serata qui all'Astra, in attesa che i pugili tornino sul ring. Thank you.
siamo in, ancora in attesa di capire il motivo perché non si torna sul ring. Una pausa molto lunga. E finalmente, caro Massimiliano, bisognerebbe raccontare tutti i retroscena di Fighters Life, un giorno scriveremo un libro. Solo Life, senza... Sì, devo dire che certe cose solo qui in Italia si vedono. Ed è tutto pronto, a quanto sembra... Finalmente per continuare questa serata e magari anche terminarla. Signori, bentornati a inizio da parte dei voti professionistici, quindi
Andiamo a iniziare il primo conto professionistico della serata sulla distanza delle 6 riprese. Arbitra il signor Marco Moscadelli. Bene, adesso il suo ingresso per la Giordano Boxing Club, nato a Tazza in Marocco ma cresciuto in Veneto, da Bassano del Grappa, Aziz El Cobra El Goyal. Da Luca per la Noble Art Boxing Promotion, Joe El Problema Santo. Ci siamo, Alberto, siamo arrivati al primo match di questa serata per quanto riguarda il mondo pro. Alla mia destra, al peso 56 kg e al suo ottavo incontro da professionista, i pantaloncini bianchi per la Giordano Boxing Club, all'angolo blu Aziz El Cobra El Goyal. Alla mia sinistra, al peso 54 kg e 300, è accompagnato all'angolo dal maestro Fernando Palarizzo, da Mirko Ricci, con un palmarès da professionista di 4 vittorie, una prima del limite e 2 pari, per la No Black Boxing Promotion, i pantaloncini neri, all'angolo rosso, Joe El Problema Santo. Ricordo, incontro sulla distanza delle 6 riprese, arbitra il signor Marco Moscadelli. Ed è tutto pronto per l'inizio di questo incontro. Tutto pronto, caro Alberto, per iniziare questo primo round. Ricordiamo, all'angolo rosso per la Noble Art Boxing Promotion, Joel Santos, contro di lui all'angolo opposto Aziz.
inizia il primo round, guardia mancina per Santos, guardia ortodossa per l'avversario Aziz. Attacco subito Santos. Tante destro, il calcio sinistro, anzi, con il diretto destro, il pugile alla gola. Bravo che Aziz era abbastanza sul gancio di Santos. Ancora con il destro al corpo a Aziz. Qui tocca bene con il calcio sinistro sull'attacco di Santos a Aziz. Bravo qui a Aziz in attacco, si chiude bene in guardia Santos. Buon destro, qui è entrato per Santos. Prova a replicare con il gancio sinistro e il diretto destro a Aziz. Il gancio sinistro di Aziz, poi ancora Santos. Finisce il primo round, pantaloncino bianco per Aziz, pantaloncino nero per Santos. Inizia il secondo round. Il braccio avanti a Aziz cerca di dar fastidio all'attacco di Santos, e avendola un allungo minore Santos sa che deve accorciare la distanza. Bene, qui con il braccio avanti a Aziz. In attacco, si chiude in guardia Santos, poi il passo indietro di Aziz, ancora con il gancio destro a Aziz, poi sempre lui a dar fastidio a Santos e non riesce ad accorciare la distanza. Il sinistro di
successo di Azizia. Aggancio sinistro di Azizia, vuoto ancora con il aggancio, il pugile all'angolo blu Azizia. Bravo qui Santos a passare sotto l'attacco dell'avversario. Secondo round, ancora l'1-2 di Azizia. Un buon sinistro è entrato per Santos. Ancora il pugile di destra segna in attacco, prova il gancio sinistro diretto destro Azizia. Finisce il secondo round. Inizia la terza ripresa tra Santos all'angolo rosso e Azizia all'angolo blu. Diretto destro Azizia, bravo poi a passare tutti i due colpi di Santos. Attacco Santos, bene il diretto sinistro, cerca di prendere la distanza Azizia, non gliela concede Santos. Il clinch di Azizia. A dar fastidio con il braccio avanti Azizia, cerca di non concedere la corta distanza a Santos, che da vicino sembra essere pericoloso. Una buona sfuriata per Santos, è costretto al clinch Azizia. Destro Santos, ancora con il gancio destro ancora Santos.
Santos, e poi il gancio destro ancora di Santos in attacco. Più un buon gancio sinistro per Aziz. Bene il gancio destro di Santos. Aziz lavora due mani in attacco, porta Santos alle corde. Finisce anche il terzo round tra Santos e Aziz, siamo arrivati a metà dell'incontro. Ricordiamo che il match si disputerà sulla distanza di 6 round da 3 minuti. Il quarto round, Aziz ancora con il braccio avanti dal Fasilia Santos, sempre con il jab Aziz, guardia mancina ora anche per il pugile all'angolo blu Aziz, e poi ritorna subito nella sua guardia naturale. Vai due jab, poi a seguire con il montante destro Aziz. Distanza Santos, lega ancora una volta in clinch a Aziz. Un po' del diretto destro di Aziz, bravo Santos qui a leggere il colpo, a prendergli il tempo. Bene Santos in attacco, costretto al clinch Aziz. Ora partito subito di nuovo forte Santos al box dell'arbitro. Sta cercando di recuperare Massimo. Assolutamente sì, Alberto. Abbiamo un attacco Santos. Prova il diretto destro a Zizze, poi il gancio sinistro. Ancora Santos a cercare la corta distanza. 1-2 di Aziz. Bel montante al fegato qui da parte di Santos. Alla fine del round qua dovrebbe partire anche un richiamo ufficiale.
Buono quel montante sinistro di Santos che ha portato al conteggio, colpo preciso, quello del pugile di Lastrassigno. Inizia il quinto round. Sinistro il corpo, anzi bene con il diretto destro, ancora il pugile all'angolo blu. Sinistro di Santos, è bravo a muoversi col tronco a Zizza. Sinistro per Santos, ma io non capisco l'arbitro. Richiamo ufficiale per Aziz. Attacco Santos, si muove Aziz, cerca di non dare il bersaglio al pugile all'angolo su Santos, tocca bene con il diretto sinistro. Viene squalificato Aziz. Poi l'abbraccio tra i due. Finisce qui il primo incontro, quello tra Joel Santos e l'avversario Goyal Aziz. Thank you.
quinta ripresa. Vince per squalifica all'angolo rosso Joe del problema Santo, e vince per squalifica alla quinta ripresa Joel Santos. Arriviamo al main event di questa serata pro, caro Massimiliano. Eh sì Alberto, ci siamo arrivati a questo ultimo incontro, quello tra Vanni Simone per la Noble Art Boxing Promotion e l'avversario Petrenic Mattiglia, categoria 64 kg. Spero che non ci sia un'ulteriore pausa, caro Massimiliano. Lo spero anch'io. Thank you.
troppo piano per i due ragazzi, ma adesso basta parole, è arrivato il momento di arrivare al match clou della serata, perciò è arrivato il tempo di combattere. Fate sentire tutto il calore di la Strassiglia. Now X-Fi Time! Incontro sulla distanza delle 6 riprese, arbitra il signor Alessandro Losorgio. Fa il suo ingresso dalla Croazia Mattia Petrini. E viene chiamato sul ring di La Strassiglia Mattia Petrinic. Per la No Black Boxing Promotion, Simone Love Fanni. Patrini! Alla mia sinistra il peso ha registrato chilogrammi 64.400 e accompagnato all'angolo da Ferdinando Patarizzo, Mirko Ricci, Vasco Tencioni. Con 3 incontri da professionista, tutti vinti, una prima del limite. I pantaloncini neri da Empoli della No Black Boxing Promotion. All'angolo rosso, Simone Lofanni! E
E ci siamo, caro Alberto, è tutto pronto per questo main event di serata all'angolo rosso per la Noble Art Boxing Promotion. Simone Manni all'angolo opposto, il suo avversario Petrinic Matiglia. Inizia il primo round, pantaloncino nero e bianco per Simone Vanni, pantaloncino blu e bianco per l'avversario Matiglia Petrinic. Guardia ortodossa per entrambi i pugili, Simone Vanni all'attacco, bene con i due sinistri, poi buon montante sinistro ancora per Vanni. Destro, ancora il diretto destro di Vanni. Finisce il primo round tra Simone Vanni e Petrinic Matiglia. Petrinic che ha passato una ripresa in difesa, ottimo l'attacco, il pressing di Vanni.
inizia il secondo round. Riga del primo, Vanni fa più impresso, chiuso in guardia Petrinic. Bene, qui Vanni passa indietro, poi rientra con il diretto destro, chiuso bene in guardia Petrinic, cerca di non dare punti dove andare a menare. Qui entra con un destro Petrinic. Gancio destro ancora Vanni, deve spingere, deve abbassare a Petrinic. Siamo già alla fine del secondo round, tocca con il sinistro Petrinic, ora Vanni in attacco con il jab. Finisce il secondo round, Petrinic angolo blu, Vanni angolo rosso.
vanno in attacco. Bene il lavoro con i contanti da parte di Vanni. Prova il destro Petrinic, ancora il montante destro di Petrinic, vuole calciare di Vanni. Dei colpi del suo avversario e finisce anche il terzo round. Inizia il quarto round. Anche a cercare il bersaglio grande Vanni, il clinch da parte di Petrinic.
pure per Fanni. Gancio destro Petrić, ancora Vanni in attacco, pochi secondi alla fine del quarto round. Finisce il quarto round tra Simone Vanni e Matija Petrić. Round. C'è anche il quinto round tra Simone Vanni e Matija Petrić.
inizia la sesta ed ultima ripresa. E finisce qui l'incontro, questo main event tra Vanni Simone e Petrinic Mattia. Credo che ci sia poco da dire sul verdetto, caro Massimiliano. Con la sua musica, grazie
ancora grazie soprattutto alla Noble Art Boxing Promotion per questa ennesima impeccabile organizzazione. Simone Ricci, l'artefice di tutto questo, qua applauso e grazie ancora. Alberto, credo che non ci siano dubbi sul, sul verdetto. E allora Massimiliano, con i ringraziamenti di Simone Vanni si chiude questa trasferta qui da box alla box alla Padariso Box La Strassigne. Naturalmente una cordiale buonanotte da parte nostra e come diciamo sempre Massimiliano, Fighters Life, the next generation of fighter. Buonanotte a tutti. Buonanotte. About old time great fighters, I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight.